Un museo che racconta la storia di intere generazioni di rifugiati. Il Flygt, che in danese significa fuga, è il museo dei rifugiati della Danimarca. È stato presentato sabato ed è situato sul campo di Oksbøl, un paese nel sud-ovest della Danimarca che ha ospitato fino a 100.000 rifugiati tedeschi negli anni del secondo dopoguerra. Il museo racconta anche la storia di immigrati dall'Iran, dal Libano, dall'Ungheria, dal Vietnam e da altri paesi che sono fuggiti dalla loro patria e hanno trovato rifugio in Danimarca. Quando oggi parliamo di rifugiati in tutto il mondo, si sente parlare di numeri enormi, di numeri senza volto o di numeri a volte spaventosamente alti di persone che arrivano nel nostro paese. Noi vogliamo raccontare che dietro questi numeri ci sono persone vere. Alla visita inaugurale ha partecipato anche la regina Margrethe di Danimarca. Costato 16 milioni di euro e progettato dall'architetto Bjarke Ingels, il museo Flygt aprirà al pubblico il 29 giugno. È stato finanziato da donazioni private e dal governo tedesco. Secondo i dati ufficiali, quest'anno hanno chiesto asilo in Danimarca 2.717 persone.